sistema, io sono sempre Daniele Diamantino e vi farò questo talk sulla gestione dei processi. Dunque, in realtà quando abbiamo deciso di fare come organizzare i talk eravamo in dubbio dove mettere questo, perché è abbastanza importante, però in effetti può essere un buon momento quando sarà la terza lezione. Anche perché cioè, in realtà la gestione dei processi è fondamentale. Per l'amministrazione di sistema. Perché ci interessa gestire dei processi? In generale perché un sistema operativo non vogliamo che abbiamo solo che gira, ma no, perché abbiamo magari anche centinaia di programmi che devono girare allo stesso momento. Ovviamente, dato che il processore è uno, lo scopo principale del sistema operativo e in particolare del kernel è quello di prendere i vari programmi che devono essere eseguiti ed eseguirli alternativamente sullo stesso processore, cioè quello che si vede sempre nelle lezioni tipo per quelli che fanno ingegneria informatica è un sistema tipo questo, cioè ci sono un gruppo di processi che devono essere eseguiti, alcuni sono pronti per essere eseguiti, quindi la CPU può prendere, mandare l'esecuzione e poi rimetterli pronti, alcuni appunto sono in esecuzione, se la CPU è una è solo un processo di esecuzione. Invece altri sono in attesa, magari perché stanno aspettando un interrupt, stanno aspettando delle particolari cose, le operazioni di input. E quindi sì, il sistema operativo, i processi deve riuscire a gestirli per mandare in esecuzione una alla volta o n alla volta, il numero di processori. Ogni processo, i processi su Linux sono strutturati in un, diciamo, come una parentela. C'è il processo init, che diciamo il padre di tutti i processi, mentre poi gli altri processi vengono generati sempre come figli di un altro. Quindi se noi prendiamo un processo comunque in esecuzione sul sistema operativo, possiamo sempre sapere qual è il suo processo padre. E appunto l'unico modo per creare un processo è crearlo tramite la fork, cioè la duplicazione. E quindi ogni processo viene generato da un altro, per questo si parla di padre e figlio. Poi ogni processo ovviamente può aprire dei file, lavorare sulla memoria e utilizzare le chiamate del sistema. Già solo queste due cose fanno capire tutto, nel senso che il fatto di utilizzare processi separati permette di controllare meglio le risorse che utilizza ciascun programma. E appunto diciamo che utilizzano la memoria per i loro dati e poi le chiamate di sistema che vediamo più avanti, che sono delle funzioni che richiedono al sistema operativo, ad esempio per accedere a un file, per modificare i permessi e tantissime altre operazioni. L'altra volta, non mi ricordo se nella seconda o nella prima lezione, comunque avevamo visto che ci sono, forse, cioè non so se Simone ne aveva parlato, ma c'è questo operatore qua che è la doppia commerciale, oppure il doppio OR, che vengono utilizzati per lanciare dei comandi. Ad esempio, qua c'è questo cat che stampa il contenuto di un file, e poi c'è doppia commerciale eco.ok. Questo che cosa fa? Ogni programma, quando viene eseguito, quando termina, rilascia un codice di esecuzione, cioè un codice di uscita, che è un numero intero, solitamente mi sembra 0127, che serve per sapere se è andato tutto a buon fine o se c'è stato qualche errore. Solitamente tutti i programmi terminano con un codice di uscita a 0. Se c'è stato qualche errore, il codice di uscita è diverso da 0. Quello che facciamo qua, in questa riga, è sfruttare il fatto che ogni programma appunto ha un codice di uscita. Cioè se noi cattiamo il contenuto di un file che non esiste, ovviamente cat, che è il programma che trova questo file, non riuscirà a farlo e quindi restituirà come codice di uscita un valore diverso da 0. Poi appunto utilizzando questo operatore, il comando dopo, cioè eco, viene eseguito solo se il codice di uscita del comando precedente era 0. Quindi con questa riga, se il file esiste compare tutto ok, se il file non esiste non compare nulla. E poi l'operazione opposta invece è mettere la doppia file. Quindi ogni processo ha un codice di uscita e se vogliamo possiamo anche vederlo da qua.
Perché dico questo? Perché oltre appunto alla gerarchia padre-figlio, un'altra cosa fondamentale nei processi è appunto che ogni processo ha un codice di uscita, che è praticamente l'unico modo base che ha per comunicare con il resto del programma. Parliamo degli attributi dei processi. Abbiamo detto che ci sono svariati processi sul sistema, ovviamente identificarli con il nome non è un'idea molto geniale, quindi si utilizzano degli identificatori numerici che è chiamato repeat, cioè il process identifier. Ogni processo ha un numero univoco che lo identifica all'interno del sistema, e quando dobbiamo cercare quel determinato processo, se abbiamo il suo codice identificativo oppure se lo cerchiamo, dopo quando facciamo delle operazioni e lo inseriamo sappiamo che stiamo operando su quel determinato processo. Poi abbiamo una particolarità dal programma INI, che è appunto fare i processi a build 1 sempre, e poi oltre al build c'è anche il pbuild, che sarebbe l'indice del processo padre, che può essere utile in qualche situazione, cioè poi vedremo quando utilizziamo PS, quando vediamo la lista di processi attivi possiamo andare su un determinato processo e vedere il suo build e poi anche il suo pbuild, quindi riuscire a capire qual è il processo che l'ha originato, qual è il suo processo padre. Altri attributi molto importanti sono l'UID e il GID, che sono l'UID è l'identificatore del proprietario del processo, l'UID sta per User Identifier, mentre GID sta per Group Identifier, è appunto l'identificatore del gruppo. Quindi se noi prendiamo un processo qualunque in esecuzione sul sistema, possiamo sempre sapere qual è l'utente con cui è in esecuzione e qual è il gruppo con cui è in esecuzione. Ovviamente questi sono valori numerici. Nella lezione scorsa l'ho visto, mi sembra che era stato accennato che appunto quando parliamo di utente tipo, cioè c'è sempre il nome dell'utente tipo, però gli è sempre associato nel file del passwd un codice numerico che è appunto idem per i gruppi di file. Questo perché serve? Perché se un processo deve andare ad aprire un file nel sistema, un file qualunque, la prima cosa che fa il sistema operativo è si ferma e dice aspetta, tu hai i permessi per farlo, puoi aprire quel file, puoi leggerlo, puoi scriverlo, e allora quello che fa è vedere l'attributo del processo, cioè UID o UID. Poi il command è la riga di comando che scriviamo, quindi ogni volta che lanciamo un certo programma con determinati parametri, tipo il cat che abbiamo visto prima come parametro, cioè il file esistente, quel parametro lì insieme alla parola cat vengono presi tutti assieme e costituiscono comando, cioè la riga di comando con cui è stato lanciato il processo. E appunto, come abbiamo detto prima, con lo schema 3 ci sono vari stati per ciascun processo. E lo stato in esecuzione è quello runnable, mentre quando un processo è in attesa di una qualche risorsa è in sleeping, poi lo vediamo dopo, e stopped, indicato con poi le lettere magari dovresti anche un altro slide dei numeri, stopped è quando un processo viene fermato dall'amministratore di sistema, da un utente, comunque per analizzare non so, qualcosa, e si prende il processo e gli si dice fermati un attimo e stai lì. E appunto a quel punto lì c'è stato diventa stop, perché anche se il sistema operativo può non lo deve eseguire. Mentre poi c'è il zombie, che è un processo che ha ormai terminato, sta tentando di riportare al suo processo padre il codice di uscita di quando ha finito, però non c'è nessuno che è lì a prenderlo, e quindi poi alla fine c'è il che se ne occupa. Comunque questi processi vengono chiamati zombie. Ecco, vediamo PS. PS è un comando molto importante che serve per vedere i processi in esecuzione sul nostro sistema. PS sta per Process Snapshot. E se lanciamo PS, vediamo, senza nessun parametro, nel terminale, quello che vediamo è i processi della shell. Cioè si fa vedere solo quello che accade, diciamo, qui dentro. In questo caso bash, che è quello che sto scrivendo, e PS stesso, cioè di se stesso in esecuzione.
E vabbè, poi su queste cose TTA e Time lasciamo perdere, vediamo dopo. E, però appunto qua vediamo solo quello che c'è qua dentro, io voglio vedere tutti i processi del sistema. Allora, un modo per farlo è quello di passare la costruzione a PS per dirgli quello che si deve stampare a schermo. Allora, PS-E permette di vedere tutti i file del sistema operativo, tutti i processi aperti del sistema operativo e non solo quelli subiti del terminale. E poi, quindi PS-E ci vuole vedere tutti i processi. E poi, se invece vogliamo anche vederli con alcuni attributi che diciamo noi, mettiamo meno O e possiamo specificare. No, possiamo specificare quali attributi vogliamo vedere, quindi build ad esempio, dbuild, command, quindi qua questo diagramma è un po' scomodo da vedere. In alto compare una leggenda dove c'è dbuild e comando. Quindi questi sono tutti i codici numerici dei processi, e questo è il codice build del processo padre. E poi a destra abbiamo la stringa con cui sono stati lanciati. Quelli tra parentesi qua, come ho detto prima, sono dei thread del sistema, del kernel, del sistema operativo, quindi diciamo disinteressiamocene, come se non ci fossero all'interno del sistema. Quindi non so, ad esempio, cosa possiamo vedere. Qua c'è Bluetooth HD, che è un demone che si occupa di gestire Bluetooth, ad esempio, c'ha questo bit. E questo il father ID è 1, cioè è init, perché molti processi poi si possono agganciare a init e utilizzarlo come padre. Poi non so, vediamo che cos'altro posso far vedere. Non terminal, è questa finestra qua che sto utilizzando adesso, è non terminal, e poi qua c'è un npm, vabbè. Quindi abbiamo visto qualcosa per vedere questi processi, anche qua c'è un esempio nelle slide. Però solitamente quello che si fa quando dovete vedere tutti i processi aperti sul sistema e il maggior numero di informazioni possibili per ciascuno è utilizzare il PS Aux, che vi dà un bel po' di informazioni in più, vi dice l'utente, scritto non come user ID, ma ve lo traduce direttamente in un utente proprio. E poi vabbè, PID, la percentuale di CPU che quel processo sta utilizzando all'interno del sistema, la percentuale di memoria, poi questa è la dimensione della memoria virtuale, ecco, questo è lo stato, quindi questo è il reading, e poi il comando. Time, se non sbaglio, è il tempo di esecuzione. Insomma, il tempo di esecuzione CPU, non il tempo di esecuzione, una cosa un po' anche là. Ecco qua, ci sono ancora le lettere di prima, R sta per runnable, S sta per sleeping, D è sospensione non interrompibile imposta dall'utente, poi vediamo meglio che cosa significa, anche tracciato vediamo dopo, e poi zombie, che è appunto quando tenta di ridare il codice di uscita ma non c'è nessuno a raccogliere. Può essere interessante mettere l'opzione F che parla la cosiddetta hash forest, che permette di vedere la dipendenza padre-figlio di processi. Qua vediamo, magari prendiamo il comando di prima che era un po' più liscio. Padre, questo è il suo processo figlio, questo è il suo processo figlio ancora, e per dire ad esempio questa sessione grafica a cui sto lavorando è figlia del server X che si occupa di gestire la grafica, che a sua volta è figlia del processo Xinit, che è figlia del processo Bash.
hash del terminale all'inizio, appena partito il sistema, che era lanciato e così via, quindi c'è una finta dipendenza. E in molti casi può essere interessante vedere questo. Ad esempio qua c'è bash e subito c'è figlio nano meno v, vuol dire che ho aperto un terminale da qualche parte dove ho digitato nano meno v, e quel processo nano per editare un file è figlio di una sessione di bash. Quindi può essere utile per sapere appunto da dove arrivano certi programmi. Alcune volte si utilizza PS Lux per vedere più informazioni, diciamo, tecniche. Ah, e poi ovviamente qua non è tradotto in user ID, ma non è tradotto in nome, ma solo in user ID. Poi un'altra cosa utile da sapere, che in effetti non abbiamo detto negli altri talk, che viene a dirlo adesso, è per vedere la memoria utilizzata sul sistema. Per farlo si utilizza il comando free, che è un po' scomodino, nel senso che devi scrivere in vari byte la dimensione della memoria, e per vederla allora, cioè qua, questa è la memoria totale installata sul sistema, in questo caso sono 1000 GB di RAM, e poi qua c'è utilizzata e libera, però questo qua fa riferimento alla memoria utilizzata comprendendo anche i buffer di sistema. Questo che cosa significa? Ogni volta che lavorate su un file, aprite un video o fate praticamente qualunque cosa con un file system, per non farvi lavorare troppo la CPU, no, per non farvi lavorare troppo il disco, il sistema prende i pezzi che deve scrivere, ad esempio, sul disco, e li mette in una parte di memoria temporanea e li lascia lì, così ci può riaccedere subito dopo se gli servono. E in realtà questa parte occupata, se ci sono dei processi che ce l'hanno bisogno, viene subito svuotata, ovviamente. Quindi quello che vi interessa alla fine è questa riga dopo, dove dice più o meno buffer e cache. Quindi qua c'è utilizzata, questo dovrebbe essere 200 mega, quindi su 1 giga sto utilizzando 200 mega, e poi questo c'è swap, non ne parliamo tra poco. E appunto vederlo così può essere un po' comodo, quindi si può mettere free-n, che se lo fa vedere in megabyte ed è decisamente più comodo. 1001 megabyte, quindi 5 e poco più, e utilizzati 204. Lo swap che cos'è? Quando avete poca RAM, non è questo il caso, se avevo ad esempio 200 mega di RAM, capite bene che 204 non ci sta. Mi sembra che ne aveva parlato Simone anche nel primo talk. Quando abbiamo tanti processi che devono girare e poca memoria, si utilizza una parte del disco chiamata appunto swap, dove i processi che, diciamo, non stiamo utilizzando in quel preciso momento vengono lasciati lì per essere ripresi poi dopo. In questo modo possiamo virtualmente avere più memoria, seppur pagando la velocità, perché non visto poi ci vedo. Qua potreste vedere quanto c'è di swap utilizzato e totale. Però qua c'è zero, perché questo non viene un computer con disco stato solido, quindi se utilizzassimo lo swap si rovinerebbe il disco. E poi se volete avere delle informazioni sullo swap, ci sono due comandi, delle informazioni, diciamo, specifiche sullo swap utilizzato. Ci sono due comandi che sono swap on e swap off, che permettono di controllare le partizioni di swap sul disco. Adesso se l'ho fatto qua ci sono opzioni che prende swap on-s, in teoria vi fa vedere tutte le partizioni di swap, ovviamente qua non compare nulla perché io non ce l'ho. Se avesse una partizione di swap, che di solito, per dire, se fate l'installazione automatica di punto, sicuramente qua vi compare appunto qual è il nome del disco che si sta utilizzando, qual è la partizione del disco che si sta utilizzando per lo swap, qual è la dimensione utilizzata, eccetera. Un trucco
pochetto che mi pare non ho neanche scritto nelle slide e vi accendo velocemente, è che facendo swap on-A, minuscolo, si abilitano tutte le partizioni di swap sul disco. Quindi se io adesso avrei l'attacco macchia aperta che c'è su una partizione di swap, Linux la riconosce, fate swap on-A e viene utilizzata come partizione di swap. Così come anche quella che avete sul disco se sono abilitate. Idem swap off-A prevede tutte le partizioni di swap abilitate e viene disabilita. Questo può tornare utile in alcuni casi, qualsiasi tempo di spiegare. Esattamente. Appunto usare PS è un po' una rottura, perché se dobbiamo vedere ad esempio qual è il processo che consuma più CPU del sistema e magari quel processo lì continua a consumare, poi si ferma, poi consuma di nuovo, ci serve qualcosa che continua a farci vedere la lista dei processi. Top fa esattamente questo lavoro. Se scriviamo top, qua ci compare una lista che viene costantemente aggiornata a intervalli di fare 2 secondi, dove vediamo più o meno la stessa informazione di prima. Questo è un altro fatto della scheda. Appunto vediamo le informazioni di prima e possiamo fare diverse operazioni diciamo interattivamente da qua. Poi qua se schiacciate H vi compare un menu dove vi dice quali sono le opzioni, ad esempio per decidere se ordinare i processi in base alla CPU utilizzata oppure in base alla memoria utilizzata. Di default guarda la CPU, ad esempio adesso il processo che sta utilizzando più CPU è XOR, che è il server attivo. Poi un'opzione che può tornare utile è top-u, ad esempio il top-u di utente 8.22 mi fa vedere solo i processi dell'utente, del mio utente 8.22. Quindi se state lavorando ad esempio su un server e gli date accesso al vostro amico e gli dite prova a sistemarmi questa roba qua che vai, volete vedere cosa sta facendo, lasciate il top se non va aperto a fianco e ve lo guardate, se vedete che vi sta cancellando il disco incavolate, no, può essere utile per sapere cosa sta facendo in determinato tempo. Poi i segnali, abbiamo detto che i processi, chi ha fatto ingegneria informatica in futuro sa sicuramente, i processi hanno pochi modi per comunicare. Uno di questi era il codice di uscita, in cui vi dice ok è andato tutto a buon fine, oppure vediamo un numero diverso da 0 che dice no, si è incasinato qualcosa, aspetta. E un altro modo per comunicare con i processi è inviargli dei segnali. Cioè, i segnali sono dei codici numerici, mi sembra che siano tutto una 30, che possono essere inviati dai processi che sono attualmente in esecuzione. I casi sono due. O il processo, quando il processo riceve un segnale da parte dell'utente, no, diciamo in generale da parte dell'utente, siamo noi a inviare un segnale oppure un altro processo manda un segnale ad un altro processo. Quando un processo riceve un segnale o ha una routine per gestire cosa fare, quindi lo sta leggendo il segnale 3 e lui ogni volta che riceve il segnale 3 aggiorna un database, non so. Oppure lo sa gestire quel segnale e dipende da qual è il numero del segnale, perché ci sono varie politiche a seconda del tipo di segnale, poi vediamo quali sono i vari tipi. Però in generale o termina quando gli mandate il segnale oppure non fa nulla perché non sa come gestire. I segnali, uno dei segnali che si incontra praticamente sempre, è impossibile non averlo mai visto, è control C, che corrisponde al segnale int, sigint. Quando noi avviamo qualunque cosa, ad esempio anche top, quando io voglio terminarlo faccio control C e mi si ferma. Perché? Perché io da bash lancio top, ma poi quando disco CTRL C il terminale comunica con la shell e quindi gli dice guarda devi inviare al processo attualmente in esecuzione della shell il segnale sigint. Allora top che sta eseguendo, che sta facendo la lista, si vede ricevere il segnale sigint
Questo particolare segnale non ha bisogno di una routine di gestione, ma qualunque processo che non è programmato per gestirlo, quando lo riceve termina, cioè chiude tutti i file aperti e termina l'esecuzione a qualunque punto si trovi. Poi eventualmente Toco potrebbe anche decidere di gestirlo, e quindi quando lo riceve Toco dice: ah, ok, mi chiesto di dormire, adesso mi chiudo. Però se all'interno di Toc chi l'ha programmato non ha gestito questo evento, quindi semplicemente si chiude, diciamo che è l'azione di default. Un altro segnale molto importante è SigTerm, che fa, diciamo, grosso modo la stessa cosa, però ha un significato, una sfumatura diversa. SigTerm ha valore 2, il SigInt, come ho detto prima, SigTerm ha valore 15. Comunque poi vediamo che questi numeri si possono anche evitare di ricordarli in memoria, perché basta sapere giusto i nomi. SigTerm è proprio in generale significa voglio terminare questo programma. SigInt è, diciamo, è associato all'idea CTRL C sulla tastiera, quindi il programma che riceve SigInt o non lo gestisce e termina, oppure decide che quando lo faccio CTRL C deve fare una certa cosa. Invece SigTerm ha una sfumatura diversa, significa proprio guarda che io ti sto mandando questo segnale perché voglio che termini, voglio che interrompi la tua esecuzione. E quindi anche qua più o meno l'idea è la stessa. Come si inviano i segnali? Esiste il comando kill, che ovviamente già dal nome fa capire qual è l'utilizzo principale. Kill, se gli passate subito dopo meno, che significa opzione, e poi il numero oppure il nome del segnale, e successivamente il process identifier, lui comunica col process identifier il segnale che volete. Se ad esempio, che cosa possiamo aprire? Nano, meno V, inesistente. Ok, adesso apriamo un altro terminale, rifiutando un po' DSAUX, mandiamo il pasto a greppio, diciamo di greppare sul nano, e così vediamo tutte le linee di DSAUX che contengono la parola nano. Qua vedete che c'è. Questo sarebbe la riga di command nano meno guida esistente, e questo qua sarebbe il mid. Se facciamo psaus head, ovviamente non dobbiamo andare la prima riga di psaus. Questa qua era la leggenda di prima, giusto per non andare a riprenderla. Questo qua era il mid. Quindi il processo che ci interessa nano è 5142. Se vogliamo terminarlo possiamo fare kill 5142. Perché aspetta, che lo riapro, quindi dovrò riprendere. Ok, 5160. Ovviamente i miei utenti non possono killare i processi avviati dall'amministratore. Ecco, inviato il segnale di kill, e qua dice, tra l'altro evidentemente nano lo gestisce anche, e dice ricevuto SigApo o SigTerm, e quindi esce terminato. Questo, se appunto un programma non gestisce il segnale di SigTerm, potete sempre inviarlo e l'unica cosa che farà è terminarlo. Se vogliamo, ecco, non l'ho detto, di default kill scritto così invia il segnale SigTerm, che è il segnale 15 che abbiamo visto prima. Se vogliamo inviare un altro segnale, ci basta semplicemente mettere davanti il numero del segnale, ad esempio 2, oppure meno il nome del segnale, ad esempio SigInt, che è quello del CTRL C, e semplicemente mi invierà il processo per il segnale. Ecco, poi c'è il segnale più importante di tutti in assoluto, è SigKill, che il suo codice è 9, l'identificatore del segnale, che è SigKill, e SigKill è l'unico, mi sembra, no, è l'unico dei
sono due segnali che sono non interrompibili, ma comunque diciamo principalmente questo è un segnale che non può essere in ogni caso gestito da nessun processo, cioè quando inviate questo segnale a un processo qualunque, a parte init che è il padre di tutti i processi, non può mai essere uscito perché è immortale, quando inviate questo segnale a qualunque processo viene terminato brutalmente all'istante, vi vengono tolte tutte le risorse su memoria e di CPU e viene lasciato tutto. L'unico caso in cui questo non accade è se il processo sta facendo l'operazione a basso livello di input output sul disco e quindi dovete aspettare che termini, appena finito muore. Qua ad esempio c'è caso tipico PS out greppando Firefox, qua si prende il build, lo si killa, Firefox magari gestisce la ricezione del segnale di sigterm, cioè quello che viene inviato di default da kill, allora lo riceve, dice aspetta un attimo, tra poco arrivo, tu continui a fare kill, lo termina, dice ok, il meno 9 è avvio perché lì non può fare nulla. E un altro comando che può essere utile per inviare segnali, per non starli a fare ps out, out, grep, per cose abbastanza semplici, è keyload. Keyload prende il nome che vi passate di seguito, lo cerca nella lista dei processi e gli invia il segnale di sigterm, quello di default di 15. Insomma. Quindi fa la stessa cosa di kill, però gli mettete il nome del programma. Ovviamente in certi casi non sapete il nome esatto, il nome esatto del programma. Ad esempio qua ho messo una cosa a caso, chi non Skype va a cercare nella lista dei processi Skype, prende il suo build e gli invia il segnale di sigterm. Se mettete dopo meno 9, gli invia il segnale meno 9, oppure se mettete meno sig qualcosa gli manda questo. Più o meno la sintassi si genera l'altro, cambia solo che il dato del mondo. Poi un altro segnale interessante, anche questo non può essere bloccato, è sigstop. Sigstop può essere utile molto nell'amministrazione di sistema, nel senso che se abbiamo un programma che sta andando e ci chiediamo ma questo appare qua sta consumando il 99% di uno dei tre processori, che cavolo sta facendo? Però diciamo, però magari sta per dire scrivendo su un disco e sta facendo qualcosa di importante, meglio non ucciderlo, potrebbe fare dei danni. Allora cosa si fa? Inviamo il segnale di stop e diciamo fermati qua. E poi quando lo fermiamo facciamo quello che dobbiamo fare per controllare cosa sta facendo, se è tutto a posto, e poi gli mandiamo un altro segnale e diciamo ok, adesso puoi partire. Questo è il famoso che dicevo prima. Quando ho detto i vari stati dei processi, mi sembra tracciato, fermato, diverso, non mi ricordo qual è la differenza tra i due. Comunque è la sospensione fatta dall'utente. Per fare questo si invia il segnale sigstop, adesso non ricordo il codice, comunque vi basta soprattutto per il nome, poi i comandi si può utilizzare sempre l'alternativa al posto del numero. E poi invece per riavviarlo si fa CONT. In realtà quando fate CTRL Z nel terminale è più o meno questo che state facendo. Non è esattamente il segnale di sigstop che inviate, è un altro segnale che si chiama PSTP, ma comunque l'idea è la stessa, perché PSTP è una versione soft diciamo di sigstop. Non so che esempio possiamo fare, se faccio ancora con Nano, se apro Nano faccio CTRL Z, mi dice stop il Nano, io intanto posso andare avanti, fare quel cavolo che voglio, PS, non so. Poi decido, non so, faccio PS House, Nano, non so, controllo quanto stai spostando, altre cose, e dico ok, rifacciamo partire. In questo caso, per rifarlo partire da terminale, avendo fatto CTRL Z, bisogna scrivere foreground, e allora viene ripreso l'ultimo processo che era stato mandato in stop e viene rimandato in esecuzione. La stessa, diciamo, come detto, questo qua non è esattamente il segnale di sync stop, è un altro segnale che si chiama sync PSTP, però l'idea è la stessa. Invece il proprio segnale sync stop lo possiamo tranquillamente mandare, come visto prima, da terminale. Quindi abbiamo ancora l'esempio di prima, non quello esistente, PS out, PS Nano.
kill, meno, stop, poi il nome del, numero del processo, e stop. Qua è si è incasinata la grafica, ma comunque è stato fermato. Sicuramente essendo un programma che diciamo grafico si potrebbe arrabbiare di questa cosa. Stop, click comp, e vediamo. Ok, quindi questo può essere abbastanza interessante, perché se non vogliamo, se c'è qualcosa che è rischioso ucciderlo, è meglio fermarlo un attimo e poi andare a regolare i modi. I segnali possono anche essere inviati da top, la modalità grafica interattiva che abbiamo visto prima. Cioè se io ad esempio volessi inviare, non so, il segnale di qua il problema è vedere il tempo, comunque se schiacciate K poi vi compare PID di PID, come vedete PID, e poi qua dice PID di PID, quindi signal di default 15, o altrimenti scrivete il segnale che dovete inviare, quindi non inviare il processo. Quindi può essere comodo usare top anche per quello. Poi un'altra cosa che può, diciamo, non è essenziale, però può essere interessante saperla. Tutti i processi, abbiamo detto, il sistema operativo deve gestire i processi, quindi cosa che deve fare? Deve decidere, diciamo, un gruppo di processi, diciamo un centinaio, deve mandarli uno alla volta in esecuzione per, non so, una decina di millisecondi, poi lo ferma, lo manda l'altro, poi lo ferma, poi lo manda l'altro, eccetera. Quando decide quale processo avviare prima degli altri, vengono utilizzati in una serie di algoritmi, però in generale quello che fa il sistema operativo è fare scheduling. Cioè c'è un algoritmo, un scheduler, uno scheduler che decide qual è il processo che deve andare prima in esecuzione. Se abbiamo un processo che è particolarmente importante, che abbia il tempo CPU possibile, non possiamo dire allo scheduler che deve andare solo quello, altrimenti se va solo quello poi non possiamo usare il terminale perché sta andando solo quello, per esempio. Però comunque possiamo dargli il nice, modificare il valore di nice, che sappiamo cos'è, per dire allo scheduler, tu fai quello che ti pare, però comunque tieni conto che questo processo per me è importante, che abbia molto tempo di CPU per essere eseguito. Nice cosa significa? Nice significa gentile. Quindi se noi diciamo, diciamo che nice è uno dei tanti attributi di un processo, quindi prima quando abbiamo visto PID, GRD e Group Identifier, oltre a quelli c'è anche nice, cioè ogni processo ha un valore di nice associato. Come è espresso questo valore? Di default tutti i processi hanno nice 0, che significa scheduler di te come ti pare, decidite come andare in esecuzione. Se io aumento il valore di nice di un processo, gli dico allo scheduler, ma guarda, questo processo qua è gentile con gli altri processi, li lascia andare, a lui gliene frega poco di avere tempo CPU, quindi cioè quando sei indeciso tra me processo e lui altro processo, puoi andare prima a lui e poi vado io, un'idea del genere. Quindi più lo alziamo più è gentile, mentre più lo abbassiamo più il processo dice no, voglio eseguire prima io degli altri. Questo può essere utile ad esempio per alcuni programmi, ad esempio per l'audio c'è Pulse Audio, che è un demone che si occupa di questo l'audio su Linux, e se non ha un nice abbastanza basso, cioè non chiede abbastanza priorità in esecuzione, poi si inizia a sentire gracchiare con piacere, per modificare il valore di nice dei processi c'è questo comando che si chiama renice, che serve appunto per dire questo PID, ad esempio 48876, impostagli come nice 5 mi pare. No, meno 5, scusate. E quindi vuol dire che avrà bisogno di più tempo CPU degli altri. Qua vi consiglio di, se potete, evitate di utilizzare le nice, perché è in corso una guerra secolare, nel senso che i parametri passati ai programmi si indicano come il trattino e poi il nome del parametro. Peccato che il trattino significa anche meno, e quindi non si capisce più un cavolo se questo è meno 5, o è 5, eccetera.
quindi mi conviene guardare il manuale, però questo mi sembra che significhi meno 5, cioè si mette meno, in questo caso non significa parametro, significa numero negativo. Oppure se direttamente vogliamo lanciare un programma con un certo livello di nice, possiamo fare nice meno n il valore, e poi il programma e subito appena viene lanciato viene avviato con quel valore di nice. Invece questo serve per modificare un processo che è già in esecuzione. Altre cose? Ah sì, nice possono essere impostati da meno 20, che significa fa eseguire solo me, cioè praticamente solo me. Oppure più 19, vuol dire vai, fammi eseguire qualche volta quando capita. Un altro programmino che direi è essenziale nella gestione dei processi per evitare di impazzire con PS e Nice e altre cose è HTOP. Purtroppo HTOP non è incluso di default nelle istituzioni, ma comunque lo si trova tranquillamente. È una versione diciamo migliorata di TOP che vi facilita la vita. Prima di tutto sarà un tutto colorato, che già se state lavorando per un anno nero può essere abbastanza comodo, o comunque per vedere le varie cose. E poi lì in alto lo faceva anche top, ma questo è molto, veramente molto più comodo, vi fa vedere la CPU utilizzata qua 5,2%, poi adesso si sta aumentando la memoria utilizzata, e tra l'altro mi separa con i colori, mi pare quella in verde fino a qua è quella realmente utilizzata, cioè i 200 mega. Poi il resto, che è colorato, è tutta cache. No, questa qua blu è tutta cache. Non sbaglio, il resto dovrebbe essere libera. E poi swap vi indica invece quanto swap è utilizzato. Ovviamente, come ho detto prima, io non ho swap, quindi non ho nessun problema. Qua c'è una sorta di riassunto. Uptime è il tempo di scambio acceso questo. E poi qua c'è altre informazioni. Una cosa molto interessante è che utilizzando le freccette potete agilmente scorrere in questa lista sia dall'alto al basso che da sinistra a destra. Quindi se ad esempio c'è questa riga di sorge che prima magari non si leggeva, guarda a destra, magari vedete pure tutta. Poi tra l'altro premendo compare l'altro dei processi che vi dicevo prima, in questo caso è molto più decibile perché spostandosi con il mouse un poco, qua che vedete c'è Bash e come video HTOP. E tra l'altro il padre di questo Bash è Gnome Terminal, cioè Gnome Terminal ha creato come video Bash, che è la stessa di shell che sto lavorando ora, e quando ho lanciato HTOP, Bash ha creato come video HTOP. E questo appunto, se parliamo di build e di build, magari non si capisce un cavolo, ma avendo un disegno del genere si può subito capire da dove arriva un processo che sta generando dei problemi. Poi qua sotto penso che con questo carattere non si veda bene, non si riesco a fare. Qua sotto c'è una leggenda che vi dice, premendo alcuni tasti di funzione, che cosa succede. Ad esempio se premete F3, facciamolo, vi permette di fare una ricerca, quindi se scrivete nano va subito su un nano che è l'esecuzione, quindi vi evita di scorrere tutta la lista per cercarlo, fare PS out, fare il secreto. E poi F6 soft by permette di scegliere se mettere la lista in base al consumo di CPU, che è il default, oppure se ordinare in base a un altro criterio, ad esempio la consumo di memoria. E poi premendo F2 un paio di altre opzioni su che cosa mostrare a schermo, ma comunque una cosa in più, diciamo. E poi appunto F7 e F8 permettono di modificare il valore di nice del processo, che tra l'altro è indicato qua, ma niente per nice. Quindi se adesso scorriamo giù sono tutti a zero, però dovrebbe esserci una cosina, che è quello di essere meno 4. Un dev è per le periferiche, qua evidentemente hanno deciso di mettere meno 4 perché poteva
poteva essere importante che desse priorità a questi processi quando viene eseguito. Altre cose penso che non ci sia da dire. Ah, una cosa che non ho detto prima, appunto, quando passiamo al valore di nice, possiamo dire a un processo di essere più gentile con gli altri, più cattivo con gli altri, cioè che vuole dirci più. Però per abbassare il valore di nice è necessario essere più gentile, cioè essere più. Altrimenti uno che è utente di una macchina remota, anche se non è uno che si mette un programma al minimo del nice, occupa tutta la CPU del sistema e l'amministratore si incavola. Ah, un'altra cosa abbastanza importante per gestire i processi, che non abbiamo visto nel primo modulo perché era già mettere la mia parte, spero che non sia stata messa, non mi ricordo, è mettere i processi in background, cioè se dobbiamo eseguire un certo comando, ad esempio, lo vedremo nella prossima lezione, ping permette di eseguire un controllo di rete, 127.0.0.1 di indirizzo. Questo in pratica fa un check locale della connettività. Questo comando magari ci interessa tenerlo aperto, però vogliamo anche fare altro in questo terminale. Possiamo fare ping e poi il commerciale. In questo modo adesso mi sta scrivendo sempre sul terminale, però in realtà potrei lavorare sempre qua. Se ammettiamo che questo programma non mandi fuori un output, se io metterei commerciale qua non mi uscirebbe niente e comunque sarebbe sempre in esecuzione e io potrei fare altri. La cosa però un po' triste è che se chiudiamo questo terminale ping è sparito. Non c'è più. Perché quando chiudiamo il terminale, è vero che quando lanciamo ping gli abbiamo detto di andare in background, quindi bash lo lancia come figlio, però poi quando viene chiuso il terminale e quindi viene chiuso bash di default invia tutti i processi che sono in background il segnale semifatto, che significa attenzione che qua la sessione sta per essere riagganciata, appunto fatto, e quindi devi terminare. E quindi ogni volta che mettiamo un processo in background e chiudiamo il terminale, in realtà il processo viene chiuso. Per evitare questo, si fa un fatto e poi si mette il comando, ad esempio come di prima, e poi guardare il commerciale. In questo modo il programma viene lanciato, tra l'altro l'output non ci viene più nella nostra terminale, e anche se chiudiamo questa shell, lui è sempre in esecuzione. Eccolo lì, sta andando in prima sposta. Adesso facciamo un altro terminale e chiudiamo quello di prima. Eccolo qui, non è stato ucciso dalla terminazione di bash. Quindi il knock-up può essere abbastanza utile. In realtà si usa raramente knock-up. Perché, cioè, dipende da cosa dobbiamo fare. Se dobbiamo lanciare un solo comando, si può anche rimorare un hack. Se ad esempio siamo, una cosa che può accadere spesso, siamo collegati a una macchina remota, magari internet con SSH, avremo la prossima lezione con SSH. Se abbiamo un terminale davanti dove stiamo digitando comandi su un server, e ci salta la corrente e magari, non so, quel comando era l'aggiornamento del sistema, ci salta il nostro terminale dall'altra parte, vede che non siamo scollegati, termina bash via tutti i processi attaccati, il segnale di backup comunque, e quindi l'aggiornamento viene terminato, però noi ci siamo saltata la corrente, non possiamo ricollegarci e ripartire da dove stavamo lavorando. E screen fa proprio questo. Screen permette di avviare, diciamo, delle shell virtuali all'interno di un'altra. Io spiegarlo è un casino, però si fa molto più una leggera. Vediamo un po'. Screen. Qua c'è una sorta di cose che dice, di screen. Non so, spieghiamo, sì. Qui siamo entrati dentro screen.
cosa significa? Adesso c'è un processo che è quello di screen che mi gestisce questo terminale. Quindi se io qua ad esempio non so, faccio ping ancora di 2.7.0.1, lui inizia a farlo, però siamo dentro screen. Se digito CTRL A e poi D, quando esce detached from, significa che eravamo dentro una sezione di screen e ci siamo sganciati. Quindi in realtà quella schermata che stavamo vedendo prima del ping che stava andando, in questo momento sta ancora andando ed esiste ancora, e in qualunque momento possiamo ricollegarci, per esempio screen meno resume, e continua esattamente da, ma continua da dove era arrivata, non da dove l'avevamo lasciata. Quindi questo può essere molto utile sia in locale per lanciare dei programmi e poi fare altro, sia su server remoti per lavorarci e evitare che quando ci salta la connessione salti tutto anche lì dall'altra parte. Poi gli shortcut di screen sono un po' disumani, nel senso che appunto CTRL A per staccarsi è scomodo e poi anche ricordarselo. Cioè anche per creare un'altra sezione di screen anche per CTRL A C. Qua siamo dentro un'altra schermata di screen e poi prendendo CTRL A virgolette mi compare la lista delle due sessioni avviate, potete scegliere se di entrare qua o CTRL A virgolette e tornare nell'altra e quando uscire da lì. Questo non voleva essere una spiegazione esaustiva di come si fa screen, ma giusto per farvi sapere che esiste. Poi alla fine sono tre le cose da sapere. Però se vi serve fare qualche lavoro potete lasciare aperto come programma e andate a vedere questi tre comandi e lì lo fa tranquillamente. Poi diagnosi delle syscall. Ogni programma del sistema che utilizziamo sul nostro sistema operativo che fa qualcosa di utile utilizza delle syscall. Cosa sono le syscall? Diciamo, per non fare troppo i pedanti e star via a dire le cose lunghe, diciamo che le syscall sono delle chiamate delle funzioni del sistema operativo. Quindi ogni volta che un programma ha bisogno di fare qualcosa per il quale necessita il sistema operativo, tipo aprire un file, tipo modificare i permessi su un file, tipo vedere delle cartelle, tipo controllare qual è il suo process identifier, il PIN, o qualunque altra cosa, utilizza una syscall. Praticamente le uniche cose per cui non vengono utilizzate le syscall sono i calcoli numerici e poco altro. E quindi è praticamente impossibile che un programma non utilizzi una syscall. I Linux esistono tra l'altro intorno alle 400 chiamate di sistema, tra le 400 chiamate tra le 400 syscall, e quindi fa già capire che c'è. Può essere utile nel contesto dei processi sapere quali chiamate di sistema sta utilizzando il programma, nel senso che dato che resistono, appunto abbiamo detto che più o meno sono delle funzioni del sistema operativo, noi possiamo metterci, diciamo, possiamo intercettare le chiamate di sistema che un programma fa al sistema operativo e metterci lì a guardare quello che il programma sta chiedendo al sistema operativo. Può sembrare una stupidata, ma si rivela veramente molto utile. Se ad esempio non so che cosa dovrei fare, vediamo un altro. Andiamo a cerchiamo qual è il processo. Eccolo qua. Possiamo utilizzare il comando strace che può essere utilizzato solo da noi. Trace, e non P, del PID, e ci colleghiamo a livello del sistema operativo e intercettiamo tutte le chiamate di sistema che il programma sta facendo. In questo momento non sta facendo niente, quindi non sono chiamate di sistema, se spieghiamo il PD, qua compare l'esempio delle chiamate che ha fatto. È un po' difficile citare, comunque per esempio qua si vede write 1D, 1 vuol dire che ha richiesto di scrivere il carattere D sulla file scritto. Cioè, è abbastanza difficile sapere, ricordarsi tutte le chiamate di sistema, però ce ne sono alcune, ad esempio come read write,
che quando le si vede si capisce subito che cosa, che, qual è il problema magari. Perché ad esempio, un caso banale che mi pare sia messo anche un esempio dopo, ci sono dei programmi che è capitato anche a me, che li aprite e ci compare un bel carattere lampeggiante tipo questo, mentre stanno seguendo e dice, si dite, ma che cavolo sta facendo? Perché è fermo? Allora, un'idea interessante può essere attacchiamoci di stress e vediamo che chiamate di sistema sta facendo. E poi magari mi è successo una volta, i colleghi che scopri che quel programma lì sta continuando a tentare di aprire un file che non esiste e si ferma, continua a aprirlo e dice, ah, file non esistente, ah, file non esistente, ah, e allora quel punto è, ah, magari c'è qualche problema con quel file, l'ho sistemato e poi è partito, giusto per dire. Oppure, non so, c'è un programma in cui abbiamo, non siamo sicuri di quello che può fare, allora apriamo S3 e ci accorgiamo che sta facendo operazioni di rete che non dovrebbe fare, allora diciamo, non è che qualcuno ci sta prendendo controllo della nostra macchina. Quindi può essere utile utilizzare S3 per vedere il sistema. Abbiamo visto S3-P che si aggancia al processo di esecuzione. Volendo, dato che non possiamo essere così veloci da lanciarlo, andare in ITS, fare grep, prendere il PIN, prendere S3 e poi lanciarlo per vedere le chiamate, può essere fare, possiamo direttamente lanciare un programma con Strace. Adesso non lo faccio con Nano, se no l'interfaccia grafica e l'output di Strace incasina tutto. Possiamo lanciare direttamente un programma con il nome Strace e vedere tutte le chiamate sistema che sta facendo per vedere. Qua vediamo, mi sembra sia l'ultimo elemento, l'utilizzo di LSOF. In Linux c'è la filosofia che tutto è un file, cioè i dischi, cioè le partizioni, i dischi, i socket di rete, i file su disco, parti di memoria, device a caratteri, device a blocchi, tutto un file. Potete sempre vedere tutto come un file, aprire tutto come un file, leggere tutto come un file. Quindi da questo diciamo che è abbastanza forte come cosa. LSOF permette di visualizzare la tabella globale risalente all'interno del sistema operativo, che vi dà la lista di tutti i file aperti del sistema e quali processi stanno utilizzando quei file. Quindi ad esempio, se io aprissi classic file, prova, e lo salvo come prova, e poi lo riapro un altro in prova, di file che se dovesse essere meno n, poi vediamo se è meno n, grep, nano, in qualche parte potrebbe comunque dirci, adesso la fare pure a vederlo, dovrebbe comparirci il nome del file che abbiamo aperto, perché appunto non hanno stato utilizzando quel file. No, perché era perché l'ha messo su disco, c'era questo noi. Beh, comunque facendo LSF-N possiamo vedere tutta la lista dei file aperti sul sistema, che sono davvero tanti. E utilizzando LSF e poi il build possiamo vedere tutti i file aperti da un determinato processo. Andiamo a fare un po' con Nano, perché come vedete qua Nano prendiamo il build, no, adesso e poi andiamo il coso e lui mi vede. Vabbè, queste sono le librerie che sto utilizzando e poi questa è la cartella in cui sto lavorando. Torniamo alle slide. Perché meno n? Perché è appunto, come ho detto prima, tutto un file, anche i socket di rete sono dei file, e se fate lsf liscio vi fa vedere tutti i file aperti, anche quindi tutti i socket aperti, e tenta di risolvere gli indirizzi IP presenti all'interno di questa lista in nomi, e nel fare questo si ferma, cioè rallenta la esecuzione. Se fate meno n, vedete di non risolvere gli indirizzi che trovo.
Un'altra cosa molto utile che si fa quasi sempre se state lavorando, se non state lavorando con l'interfaccia grafica, è greffare l'output di LSF e NN con il nome di una cartella di un disco, ad esempio qua ho messo media disco USB. Cosa vuol dire? Se state cercando di smontare un disco con un mount, come avete visto nell'altra lezione, e il disco non si smonta, questo significa che c'è qualche processo che lo sta usando e quindi il sistema operativo ti dice attenzione, c'è qualcuno che sta usando quel disco, forse è meglio che non glielo smonti in faccia. Allora fate LSF-N, crepate il disco e vedete che c'è qualche processo che nella tabella sta utilizzando questo disco, cioè comparirà qua a sinistra il nome del processo, il suo ping, e qua a destra in name ci sarà il percorso all'interno del disco aperto. Questa è la sintassi dell'output, abbiamo il nome del comando, poi il processo, l'utente che lo sta aprendo, fd è il file descriptor, ci prendiamo subito, poi size offset, parliamo di offset, è il punto del file che è arrivato a leggere il processo, quindi non so se stiamo scorrendo un file lunghissimo, magari lo abbiamo con nano adesso o qualche altra roba, inizia a leggere arriva a un certo punto, si ferma lì e nella lista compare tutto dove si è fermato, poi quando andate avanti a leggerlo scorre avanti quella cosa. Node è il nome del disco, che non soffermiamoci, e name è il nome del file. FD è il file descriptor, ogni processo che apre dei file sul sistema li vede come file descriptor, cioè se io ho un processo che apre un file nella mia cartella, esegue una chiamata di sistema che è open e in quel momento gli viene associato un numero a quel file che abbiamo aperto, ad esempio 3, e per il resto del nostro programma sappiamo che l'identificatore 3 sarà l'identificatore di quel file lì che abbiamo aperto. Come abbiamo visto l'altra volta, ci sono 3 tre file descriptor principali che sono STD in, STD out e STD r, che sono gli standard di input e output di uscita. E quindi con FD identifichiamo i file descriptor che stiamo dando. Comunque poi negli esempi dopo faremo un esempio che farà capire bene come si utilizza questo. Poi vabbè, questo voleva essere una cosa un po' puntata di avanzata. Cioè c'è da dire il fatto che in realtà tutto che abbiamo visto, BS, POP, HTOP, eccetera, prendono i file da una cartella, prendono le informazioni da una cartella che si chiama POP. In questa cartella, all'interno del sistema operativo, ci sono tantissimi file che danno delle informazioni sui processi aperti, su quali sono i file aperti da ogni processo, e quali sono le risorse che sta utilizzando ciascun processo, eccetera. Ad esempio, no, c'è una cartella per ogni processo in PROC, quindi ad esempio se andiamo in PROC 1, 2, 3, 4 c'è la cartella 1, 2, 3, 4 che corrisponde alla cartella con tutte le informazioni del PIP 1, 2, 3, 4. In questa cartella ci sono svariati file che fa, diciamo, dare informazioni su questo processo, ad esempio CMD ci dà un link alla cartella dove sta lavorando, CMD ci dice qual è la stringa con cui è stato lanciato, quindi le opzioni con cui le esecuzioni. Che poi alla fine sono le stesse cose che vediamo in BS, però può servire per qualche cosa anche qua. E poi in PROC PID FD ci sono i file descriptor aperti con dei collegamenti, ma questo mi sa che è meglio che lo guardiamo dopo con gli esercizi. C'è qualche domanda? Grazie. Di pausa.